Cari fratelli, buon sabato. Questa mattina vogliamo aprire la nostra Bibbia nel libro di Romani, capitolo 12, versetto 1. Dice così: vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è ragionevole, è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo ed accettevole a Dio. Dio benedica la sua parola e adesso lasciamo la parola a Ivano che ci parlerà nel nome del Signore. Allora, 15 giorni che combatto contro una bronchite che non vuole lasciarmi e per cui un pochettino la voce mi è ritornata, ma a fatica. Avevo comunque già in programma questo sermone, per cui non ho voluto tirarmi indietro. E 15 giorni fa ho presentato io ancora la meditazione, abbiamo parlato di quanto noi siamo stati creati a immagine di Dio e che noi siamo il capolavoro di Dio, ve lo ricorderete, immagino. Mi fa piacere, tra l'altro, vedere che, malgrado gran parte della comunità sia in questo ritiro spirituale, la Chiesa è comunque piena, significa che comunque la nostra Chiesa normalmente è piena di persone anche nei luoghi, non nella sala principale, magari nella sala Agape, per chi segue via streaming o nelle salette dietro, insomma, però vedo una comunità comunque numerosa, malgrado tantissimi siano poi andati a questo ritiro spirituale, mi fa piacere. Allora, quello che voglio fare stamattina è addentrarmi un pochettino, come vi avevo già preannunciato la volta scorsa, in ciò che significa essere una creatura di Dio e che cosa questo comporti. Agli occhi di Dio non importa né dove sei, né dove sei stato, da dove provieni, quanti anni hai. Quello che sappiamo essere vero è che Dio ti ha creato con e per uno scopo. E quando iniziamo a scoprire lo scopo, appunto, per cui siamo stati creati, comprendere qual è la nostra chiamata, allora possiamo vivere veramente delle vite significative. E per comprendere chi è Dio, cioè il nostro creatore, era la relazione che Dio vuole avere con le sue creature, che sono state oggetto dei precedenti due culti ultimi che ho tenuto, abbiamo fatto parecchio riferimento ad un libro, il libro della Genesi. In questo libro è spesso usata una parola, un termine ebraico, la parola Abad, che in italiano viene tradotto con tre termini differenti: lavorare, adorare e servire. Questi tre termini già rappresentano sostanzialmente il nostro scopo. Li abbiamo già accennati nelle meditazioni precedenti, abbiamo già un po' parlato di quello che significa lavorare con Dio. Questa mattina ci addentreremo più particolarmente nel ciò che significa adorare, quindi abbiamo detto lavorare, adorare, e in un culto successivo, non so ancora quando, ma quando ne avrò l'opportunità, vedremo più nello specifico che cosa significa servire. Il titolo della meditazione di questa mattina è Una vita di adorazione, proprio perché parleremo specificatamente dell'adorazione. Voglio innanzitutto che prendiamo le nostre Bibbie e per chi non l'ha
può seguire le slide, perché voglio proprio riguardo a questo addentrarmi in un testo molto conosciuto, ma che sostanzialmente racchiude, così ci insegna Gesù, racchiude tutto quello che è la Bibbia, cioè Matteo 22, i versetti da 37 a 40. Leggiamolo insieme, Matteo 22, 37 e 40. E Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente. Questo è il primo comandamento. E il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge ed i profeti. Il termine tutta la legge e i profeti sostanzialmente è un termine usato dagli ebraici per indicare tutto quello che era il Vecchio Testamento, tutto quello che si conosceva e che era stato scritto fino a quel momento, fino al momento in cui Gesù sta vivendo e sta narrando queste parole. E sostanzialmente Gesù presenta due grandi idee fondamentali, cioè ci sta dicendo come racchiudiamo tutto quello, se dovessimo sintetizzare in pochissime parole tutto quello che noi conosciamo della legge e dei profeti, quindi della Torah, quindi dell'Antico Testamento. Ebbene, lui ci dice, i comandamenti sono semplicemente due: ama Dio con tutto il tuo cuore, la tua anima, la mente, con tutta la tua forza, e ama il tuo prossimo come te stesso. Il primo, quindi amare Dio con tutto il cuore, l'anima e la mente, vale dire adorare. Il secondo, amare il nostro prossimo come noi stessi, vale a dire servire. Gesù ti ha chiamato ad adorare. Perché? Quindi domandiamocelo. Ebbene, Dio è il nostro Redentore. Dio è colui che vuole salvarci dal peccato. Noi tutti siamo dei peccatori, siamo stati salvati per la sua grazia. Siamo stati salvati allo scopo di adorarlo. Quindi che cosa significa a questo punto adorare? Può succedere che la nostra idea di adorazione sia in realtà molto meno di quello che Dio vuole trasmetterci, forse molto meno di tutte le cose buone che Dio vuole che noi sperimentiamo. E per comprendere meglio proprio che cosa sia l'adorazione, questa mattina ci addentreremo in un libro dell'Antico Testamento, il libro di Esodo. Innanzitutto, chi l'ha scritto il libro di Esodo e di che cosa parla? Chi l'ha scritto? Mosè, bravi. E di che cosa parla? Come dice la parola stessa, appunto, l'esodo di un popolo da un certo luogo. Abbiamo già avuto modo di dirlo, no? Quando in Genesi, stesso libro scritto dallo stesso autore, Mosè presenta la creazione della terra, dell'universo, ecco che nel libro di Esodo noi vediamo anche una conversazione che c'è tra Dio e Mosè. Mosè in quel momento cos'è? È un principe d'Egitto. Il contesto storico nel quale nasce il libro di Esodo è un contesto molto particolare. Abbiamo già visto come il popolo ebraico in Egitto
sia un popolo schiavo, serviva per costruire tutti i progetti faraonici del faraone. Si chiamano proprio così apposta, proprio perché erano progetti ambiziosi, grandiosi, dove serviva tantissima manodopera, soltanto anche soltanto per spostare blocchi di pietra enormi. E il popolo di Israele aveva proprio questo scopo, erano schiavi e generazione dopo generazione costruivano mattoni, spostavano blocchi, costruivano piramidi e qualunque altro progetto del faraone. Però ad un certo punto successe che il popolo ebraico crebbe parecchio e questo portò, come dire, il faraone e la dirigenza egizia a temere una sovraccrescita di questo popolo. E se poi diventano più numerosi di noi? E se poi incominciano a ribellarsi? Se poi capiscono che sono numerosi, quindi potrebbero diventare anche più forti? E allora che cosa viene fatto? Viene promulgato un editto che porta a sentenziare che tutti i bambini sotto i 2 anni del popolo ebraico, del popolo di Israele, vengano uccisi. In quel momento Mosè era appena nato. Però Dio, anche quando tutto sembra perduto, ha sempre un piano. E Dio aveva un piano per Mosè, perché Mosè doveva avere un ruolo fondamentale in questo piano. Mosè sarebbe dovuto morire, come tantissimi altri bambini, migliaia di bambini, in quel momento. Ma quasi per scherno, c'è quasi da mettersi a ridere, Mosè, per una serie di circostanze orchestrate da Dio, viene invece cresciuto, pensate dove? Nella casa del faraone. Lui aveva detto, li faccio uccidere tutti, ma colui che avrebbe liberato poi il popolo cresceva e sarebbe diventato un principe d'Egitto. Proprio nella casa del faraone, proprio accudito, si può dire, tenuto come figlio della figlia del faraone. E Mosè però conosce le sue origini, perché sappiamo bene la storia di Mosè, non ci addentriamo adesso, ma viene cresciuto in realtà dalla sua madre biologica, la quale gli racconta la storia del popolo di Israele. Lui sa di appartenere a quel popolo, sa che è stato salvato da questo incredibile e nonché crudele legge promulgata, ma Mosè cresce come un principe egiziano e nel momento in cui per delle circostanze si trova ad uccidere uno a causa di un'ingiustizia, un egiziano a causa di un'ingiustizia, ne avrebbe dovuto pagare le conseguenze. In quel momento lui è spavaldo, però di fronte a questo fatto ha paura, scappa. E cosa fa? Va a vivere per 40 anni a fare il pastore nel deserto. Fino a che ad un momento, in un certo momento, al termine di questi 40 anni, cosa succede? Succede che da un roveto ardente Dio parla a Mosè. E leggiamo questo in Esodo 3, dal versetto 7. Avremo diversi testi che leggeremo in questo capitolo. Esodo 3, versetto 7, che dice: «Poi l'Eterno disse,
Ho certamente visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il suo grido a motivo dei suoi oppressori, poiché conosco le sue sofferenze. Possiamo non averne prontezza, cioè nel senso possiamo non vederne gli effetti, ma una cosa è sicura, cioè che Dio è sempre consapevole di ciò che stiamo attraversando. È vero, talvolta non ce ne rendiamo conto, lo vediamo come un Dio forse disinteressato a noi, perché non ne vediamo gli effetti, ma Dio vede il dolore che proviamo, che stai provando, sente le grida che gli porti e soprattutto a Dio importa. E anche se in questo momento Dio ti sembra appunto distante o assente, sappi che Dio ti vede, Dio ti ascolta e soprattutto Dio ti ama. E anche se non sta intervenendo in questa situazione attuale, nel modo soprattutto in cui tu te lo aspetteresti che lui intervenisse, ti garantisco che Dio ha un piano in atto per tirarti fuori, per renderti più forte, migliore, più fedele a lui, perché questo è esattamente ciò che Dio ha fatto con il suo popolo quando furono ridotti in schiavitù in Egitto. E prosegue al versetto 8 con queste parole: così sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, in un paese dove scorre latte e miele, nel luogo dove sono i cananei, gli ittei, gli amorei, i perezei, gli evei, i gebusei. Ed ora ecco il grido dei figli di Israele, è giunto fino a me, e ho pure visto l'oppressione con cui gli egiziani li opprimono. Or dunque vieni e io ti manderò dal Faraone perché tu faccia uscire il mio popolo, i figli di Israele, dall'Egitto. Ecco, dal principio il nostro Creatore ci chiama a lavorare con Lui. Questo è un invito che Dio sta rivolgendo ad un uomo che ha voluto isolarsi per 40 anni, ma Dio aveva un piano e lo sta realizzando 40 anni dopo, quando forse Mosè meno si sarebbe aspettato che in quel momento sarebbe successo qualcosa. Probabilmente Mosè si aspettava di morire in quel deserto, non era neanche più ormai tanto giovane, eppure Dio aveva un piano e lo realizza nel momento in cui lo ritiene più opportuno. E la stessa cosa la vuole fare con te, la vuole fare con me. Ed è questo esattamente ciò che vediamo in questo momento, cioè che Dio sta chiamando Mosè a collaborare con lui in questo suo piano per liberare questo popolo dalla schiavitù. E allo stesso modo in cui Dio ha chiamato Mosè, Dio chiama te ora. Probabilmente, sicuramente, Dio potrebbe fare molto meglio senza la nostra collaborazione. Ma per quanto incredibile questo ci possa sembrare, ci chiama a lavorare con Lui e ci chiama per adorarlo. E c'è una precisa ragione che vedremo un po' più avanti. E adesso c'è la risposta di Mosè, perché l'invito Dio gliel'ha fatta. E la risposta di Mosè è: eccomi, manda me. No, scusate, forse questo era Isaia. Sono confuso. E no, per quanto ci possa sembrare strano, Mosè non è Isaia, non ha detto così.
Perché dico, per quanto ci possa sembrare strano, perché sono convinto che se vi dicessi voi oggi vorreste vivere la vita di Mosè, alzereste tutti la mano. Vorreste sentirvi come Mosè? Certamente, alla faccia. Avessi la fede di Mosè. Eppure quel Mosè in quel momento non dice eccomi, manda a me, sono pronto. Dice un'altra cosa. Versetto 11 dice: chi sono io per andare dal Faraone e per far uscire i figli di Israele dall'Egitto? Quello che diciamo sempre noi: ma chi sono io? Tu Dio vuoi che io faccia sta cosa? Ma io non so fare niente. Ma chi sono io? Mosè sapeva parlare? Era un grandissimo oratore? No, no. Chi ha mandato perché parlasse al posto suo? Il fratello, Aaron. Mosè era balbuziente. Ma forse magari Dio non se n'era accorto. Forse non aveva guardato bene. Forse non aveva scelto con tanta cura quel candidato. Non aveva forse tempo e... ma sì, dai, lui, via. E invece no. Perché quindi sceglie Mosè? Uno che non è manco fluente nel parlare. In fin dei conti, Mosè non è che avesse proprio tutti i torti a dire ma chi sono io? Sono 40 anni che sono qui con delle pecore. Non sto parlando con nessuno se non con delle pecore, forse. Cioè, ma liberare il popolo di Israele da quella che era la potenza mondiale in quel momento, l'Egitto, io, non ho neanche una spada. Ma di cosa stiamo parlando? Ma è questo ciò che dobbiamo comprendere. Perché dall'altra parte, se ci mettiamo al posto di Mosè, lo copriamo benissimo. Ma se ci mettiamo dalla parte di Dio? Cioè, ci rendiamo conto che chi stava parlando a Mosè era un roveto, quindi un cespuglio che stava bruciando e non si stava consumando? Voi l'avete mai visto? Un cespuglio che brucia e non si consuma? Vi ha mai parlato un cespuglio che brucia? Se succedesse, come la prendereste? Dimmi qualunque cosa, la faccio. Però anche in queste circostanze, perché Mosè poi, in fin dei conti, non era molto diverso da noi, sta succedendo una cosa incredibile, inimmaginabile, che sicuramente non era mai successa a lui come non è mai successo a noi. Eppure dice, ma chi sono io? E quindi se ci mettiamo dalla parte di Dio, diciamo, ma cioè, sono io che ti sto mandando. Significa che alle tue spalle ci sono io, c'è Dio, creatore della terra, del cielo, dell'universo. Mosè sapeva chi era Dio, non è che non lo conoscesse. E protesta, Mosè protesta, perché noi protestiamo con Dio. Non ci fidiamo di Dio. Sì, tu dici che sei dietro di me, che tu hai un piano per me. Sì, però poi, e se, e ma, e però. Esitiamo, ci tratteniamo, perché non pensiamo di avere ciò che serve, non pensiamo di essere quello che dovremmo essere.
Forse siamo più concentrati su ciò che accadrebbe se fallissimo. E magari pensiamo che qualcun altro sarebbe più adatto di me. Ma in fin dei conti ci sono tanti fratelli, tante sorelle molto più capaci di me a fare questa cosa, perché? Perché proprio io. Ecco, è interessante notare la risposta di Dio. Al versetto 12 che cosa leggiamo? La prima parte. Dio disse, io sarò con te. Poi leggiamo il resto. Fermiamoci un attimino qui. Io sarò con te. Non gli sta dicendo, oh Mosè, ma guarda che tu sai fare questo, sai fare quello, sei bravissimo in quest'altra cosa. Guarda che ti ho fatto fare determinate esperienze perché tu adesso sei maturo abbastanza per... Non sta esaltando Mosè, sta dicendo semplicemente, tu sei tu, lo so che sei tu. Ma io sono con te. È qui la differenza. Dio non spreca neanche tempo a cercare di convincere Mosè. Dio semplicemente ha un piano, chiama Mosè e gli dice, io sarò con te. E allora torniamo a quella cosa che vi dicevo prima. Ma perché, in fin dei conti, Dio, che potrebbe fare molto meglio senza la nostra collaborazione, ci vuole come suoi collaboratori? Perché c'è una legge che è assolutamente, come dire, incontrovertibile, cioè che la pratica è molto meglio della teoria. Noi potremmo conoscere anche tutte quante benissimo le dottrine bibliche, ma se non le mettiamo in pratica e continuiamo a vivere la nostra vita come volessimo, lo apprezzerebbe Dio? Non credo. Se quando noi diciamo a nostro figlio fai una certa cosa, farne un'altra, comportati in questa maniera, e lui dicesse sì, no, è giusto, perché se io mi comporto in una certa maniera sarei un ragazzino educato, l'altra persona non si offenderebbe e mettesse giù una bella teoria perché gli stiamo dicendo quello. Poi quando magari appunto arriva l'ospite manco viene a salutare. Come ci rimarremo noi? Diremo, ma cioè, un attimo fa mi hai appena detto che e poi te ne freghi. Perché la pratica è meglio della teoria, o quantomeno la pratica deve seguire la teoria, altrimenti non serve a niente. E dalla pratica impariamo tantissimo, perché alla fine della giornata, alla fine della fiera, Dio farà ciò che farà. Dio i suoi piani li porta avanti, malgrado noi. Noi possiamo continuare a dire, no, Dio, lascia stare, non credo di essere. E Dio porterà avanti il suo piano, magari anche con altri, ci mancherebbe altro. Però nel momento in cui chiama te a fare una determinata cosa, tu sappi che Dio è con te e che Dio ha scelto te, malgrado te, malgrado i tuoi ma chi sono io. E prosegue questo versetto 12 dicendo queste belle parole. E questo sarà per te il segno che ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte. Dio sta dicendo a Mosè,
tu prenderai quel popolo, lo porterai fuori dall'Egitto e verrete proprio in questo luogo ad adorarmi tutti insieme, perché io vi ho liberati, perché io vi ho redenti, perché Gesù ti ha liberato dal peccato, dalla schiavitù d'Egitto che noi viviamo tutti quanti oggi. Dio desidera portare il suo popolo fuori appunto dalla schiavitù perché possano adorarlo, perché in quel luogo, in quella condizione, non erano liberi di adorare il loro Dio. Perché il piano di Dio, sin dall'inizio, dalla fondazione del mondo, è che creatore e creatura avessero una relazione e che la creatura adorasse il suo creatore. E vuole costantemente ristabilirlo. Non ci sta dicendo mi adorerete quando Gesù ritornerà, no, ci sta dicendo io voglio che tu mi adori oggi, perché io ti ho già liberato oggi, non quando Gesù ritornerà, tu sei già libero oggi. E allora che cos'è l'adorazione? Possiamo facilmente lasciarci indurre che l'adorazione possa semplicemente essere un tempo, più o meno lungo, a seconda magari di quanto ne abbiamo, in cui magari cantiamo delle canzoni, leggiamo un testo, recitiamo una preghiera, magari lo facciamo a metà settimana, oppure semplicemente solo il sabato. Ma la verità è che l'adorazione è molto più di questo. L'adorazione esprime onore e devozione a Dio. L'adorazione è dare a Dio il nostro meglio. Significa mostrare a Dio che lo onoriamo, lo rispettiamo, lo amiamo per tutto quello che ha fatto e per quello che è per noi oggi. Adorare Dio con dei canti bellissimi è fantastico. Ci sono testi, ve ne ho letto uno proprio 15 giorni fa di una cantante cristiana, che in poche parole esprimono molto meglio quello che io esprimo con tante parole in una meditazione. Ma non è solo questo. Non è un tempo che noi dedichiamo a Dio. Adorare Dio deve diventare il nostro stile di vita, deve caratterizzare ogni minuto della nostra vita. Fin dalla fondazione del mondo, storia dopo storia, esempio dopo esempio, vediamo che Dio chiama persone come te e me, persone insicure, persone assolutamente inadeguate, persone titubanti. Aprite la Bibbia, leggete qualunque. I discepoli erano persone adeguate e Dio li usa ancora per fare cose incredibili. I discepoli hanno fatto dei miracoli. Persone inadeguate come loro, che fino a che Cristo è stato con loro, non hanno capito praticamente nulla di quello che Cristo stesso gli stava insegnando. E vuole che lo adoriamo, vuole che gli diamo il nostro meglio per esprimergli onore e devozione, amarlo con tutto ciò che siamo, il nostro cuore, la nostra anima, la nostra mente, con tutta la nostra forza, come Gesù ci ha insegnato in quel testo di Matteo 22. E riprendo il testo che ha letto prima Gabriele in Romani 12. Versetto 1, che sostanzialmente dice proprio, esprime questo concetto. Vale a dire, vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio,
quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Ecco, questa è la vera e propria adorazione. Cioè, dire: Signore, eccomi, ti presento tutto me stesso, con tutte le mie lacune, tutte le mie pochezze, ma io sono pronto a servirti, io sono pronto ad adorarti, io sono pronto a fare tutto quello che tu mi dirai, semplicemente perché so che tu non mi lascerai da solo, perché tu lo farai attraverso di me. E questo mi farà crescere, questo mi darà la consapevolezza di chi sei veramente, di perché sei morto per me, finché tutto quanto entra solo nella mia testa, ma non lo vivo dentro di me, minuto dopo minuto, ogni istante della mia vita, allora sarà semplicemente teoria, non sarà mai quella pratica che ci cambia, che ci trasforma, che ci fa comprendere qual è la nostra chiamata. Per la misericordia di Dio, che Dio ci ha mostrato per tutte le vie che Dio ci ha offerto, perdono e grazia ancora e ancora, perché proprio come il nostro Redentore mandò Mosè per strappare il suo popolo dalla schiavitù d'Egitto, il nostro Redentore Dio si è presentato nella storia come Gesù per liberarci dalla nostra schiavitù al peccato e alla morte, in modo che potessimo essere corretti con Lui, che il nostro rapporto con Lui potesse essere risolto e potremmo veramente adorarlo. Ancora Romani 12, leggiamo il versetto successivo. E cosa ci dice? Ci dice questo: e non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza, non dice conosciate in teoria, ma conosciate per esperienza, quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Ti sei mai chiesto: ma Dio cosa mi ha chiamato a fare? Ma perché sono in chiesa? Ma qual è il mio scopo? Qual è il dono che Dio mi ha dato? Ora, so benissimo che la nostra chiesa, sempre per aiutarci, ha compilato, creato questionari, no? Dove da lì possiamo capire qual è il mio dono, che cosa posso fare io per Dio, a quale scopo Dio mi ha creato. Io sarò sincero con voi, non ne ho mai fatto uno. Perché per capire che cosa Dio volesse da me, l'ho capito imparando a conoscerlo. Ho passato anni a domandarmi: ma io che cosa potrei fare in chiesa? E poi, per via di circostanze, per via di tante cose che sicuramente Dio, il grande regista, ha orchestrato, ho capito dove potevo essere utile, ho capito cosa potevo fare, ho capito che cosa Dio si aspettava da me. E magari tante cose le devo ancora capire, e tante cose le posso ancora fare. E sono certo che con ciascuno di voi Dio vi sta guidando nel cercare di farsi conoscere meglio, perché poi possiate capire che cosa, in che cosa potete collaborare con Dio. Paolo ci sta dicendo attraverso queste parole che il segreto per comprendere la sua volontà, se sono adatto a fare una certa cosa piuttosto che un'altra, è offrire il proprio corpo in sacrificio vivente.
esattamente come Cristo ha fatto per ciascuno di noi. Si è dato al 100%. Ebbene, quello che Dio intende è proprio questo, che vi diate al 100%. Ma non che sappiate fare il 100% delle cose, eh? No, no, potete anche sapere fare l'1% delle cose. Ma sarà Dio che le farà attraverso di voi. La parola sacrificio non ci piace tanto, perché la parola sacrificio oggigiorno ha un'accezione abbastanza negativa, cioè presuppone sempre che comunque ci sia una rinuncia. Se voglio dimagrire devo fare dei sacrifici, cosa significa? Basta mangiare, fai attività fisica. Ma mangiare cioccolata non mi fa dimagrire? No. Quindi quando parliamo di sacrificio, e qui Paolo ci dice che devi essere un sacrificio vivente. Ma perché Paolo intende un'altra cosa. A volte la Bibbia non la dobbiamo sempre leggere con, come dire, la comprensione del nostro linguaggio moderno. Talvolta delle parole hanno un significato anche un po' diverso. Qui Paolo semplicemente espone presentare i vostri corpi quali sacrificio vivente, cioè rinunciare semplicemente al tuo modo di fare le cose. Rinuncia solo a quello. Non ti dannare l'anima nel cercare di capire come fare una cosa, come fare l'altra, come uscire da una certa situazione, perché tanto Dio ha già un piano. Quindi rinuncia semplicemente, fai questo sacrificio, che non è un sacrificio da poco, eh? Ah no, assolutamente. Ma rinuncia al tuo modo di fare le cose affinché tu possa cogliere il modo in cui Dio fa le cose. E scegliere quindi di vivere come Gesù per il bene degli altri. Abbiamo già detto, l'adorazione è più che cantare delle belle canzoni, l'adorazione è la vita che viviamo. E donarci a Dio ogni minuto, ogni momento. E alla fine della giornata ciò che Dio si aspetta è che andiamo a Lui donandogli tutto ciò che siamo, scegliendo di amarlo con ogni parte di ciò che siamo, con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima, con tutta la nostra mente e la nostra forza. Vi voglio lasciare con un ultimo testo che troviamo in Colossesi, al capitolo 3, i versetti 23 e 24. Che dice proprio questo: e qualunque cosa facciate, fatelo di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete la ricompensa dell'eredità, poiché voi servite a Cristo il Signore. Ecco, qualunque cosa noi facciamo, anche se la facciamo per un nostro fratello, una persona che non conosciamo, una persona che abbiamo occasionalmente incontrato quell'unica volta lungo la nostra strada. Ecco, noi quel piccolo servizio che stiamo facendo, lo stiamo facendo per il Signore. Lo stiamo facendo perché Dio ha trasformato le nostre vite, perché Dio mi ha fatto comprendere chi è, e che cosa, in che cosa posso collaborare con Lui. Ti ha chiamato a portare a Lui il tuo meglio per mostrarlo e per mostrare al mondo quanto Dio è buono. Ti ha chiamato ad adorarlo con tutto quello che tu fai,
perché tu adori Dio quando aiuti un collega, quando aiuti una persona, quando aiuti un fratello. Tu stai adorando Dio in quel momento. Per quello che dico, adorare Dio non è mettersi in ginocchio, non è solo mettersi in ginocchio e pregarlo, cantargli una canzone. Quello è il nostro modo di ringraziare forse Dio, di una giornata di adorazione che abbiamo passato insieme a Lui. E se non sei davvero sicuro da dove cominciare, perché appunto tutto questo suona molto bello in teoria, ma nella pratica può essere difficile nella vita di tutti i giorni, nella frenesia nella quale ci facciamo coinvolgere a partire da domani in poi, ebbene inizia allora forse proprio attraverso la preghiera. Incomincia a parlare con Dio, perché la preghiera è solo questo. Non ti concentrare su quello che dirai, di avere le mani giunte, di essere perfettamente in ginocchio. Semplicemente digli: Dio, perdona i miei peccati, perdona, perché io fino ad oggi ti ho sempre detto, ma chi sono io? Ho sempre rigettato le tue chiamate. Ebbene, Dio, però adesso sono disponibile. Aiutami a capire che cosa, in che cosa vuoi che io collaboro con te. In quale parte del tuo piano io posso essere un tassello fondamentale. In fin dei conti, ricordati sempre, come ho detto la volta scorsa, che tu sei il capolavoro di Dio. Non ti ha creato così, per caso. E Dio ha assolutamente un piano per te. Ma ben difficilmente lo realizzerà se tu non gli dai la tua disponibilità. Per questo dico, fatti una bella chiacchierata con Dio. Aprigli il tuo cuore. E forse questo ti aiuterà a capire tanto di te stesso, perché non ti concentrerai su te stesso, ma ti concentrerai su Dio e capirai chi sei tu. E grazie a questo rapporto di pratica, di sinergia, di adorazione quotidiana, possiamo allora diventare più simili a Gesù. E diventerà di giorno in giorno sempre più facile per noi imparare ad amarlo bene, ad ascoltare la sua voce quando ci chiama. Perché possiamo avere il coraggio di fare ciò che fece Mosè, dire di sì alla chiamata di Dio. Perché poi Mosè ha risposto positivamente. E Dio ha fatto cose incredibili attraverso quell'uomo che manco sapeva parlare, che era balbuziente e che gli aveva detto: ma chi sono io? Essere parte dei suoi piani per il mondo è una cosa bellissima. E per diventare una persona che può veramente fare la differenza. Ora io vi voglio lasciare semplicemente con un video che ho scoperto in inglese già diversi anni fa, e che mi aveva colpito perché parlava proprio di adorazione ogni minuto della nostra vita. È un video molto semplice, poche parole, ma vanno dritto al segno. E ce lo possiamo godere insieme, cercando di comprenderlo insieme. L'ho rielaborato con delle immagini e spero ve lo possiate ricordare, per ricordarvi ogni giorno come ogni istante della nostra vita può essere un momento di profonda adorazione di Dio.
Amen.